Nel prossimo servizio vi racconteremo di UniZeb, il primo edificio costruito grazie ad un cantiere didattico in collaborazione con l'Università di Padova e la Scuola Edile di Padova, che ci facciamo raccontare dal professor Michele De Carli. Il progetto UniZeb è partito con l'intento di fare un laboratorio permanente in cui si potessero soddisfare le richieste di didattica, di ricerca e di terza missione. Il primo cantiere didattico in Italia che ha visto collaborare l'Università di Padova e la Scuola Edile di Padova. Che cosa ha significato questa collaborazione? Sicuramente è stato fondamentale l'approccio collaborativo da parte di entrambi. Sono stati coinvolti gli studenti dell'università e gli studenti della scuola edile e è stata un'esperienza bellissima, sofferta ma bellissima. Sono stati 3 anni di cantiere, ma hanno dato molto agli studenti di entrambi, sia dell'università che della scuola edile, e anche a noi docenti. Quante figure professionali sono state coinvolte per realizzare questa casa, questo edificio del futuro? Diciamo che sicuramente ci vuole un architetto per gestire il cantiere e avere un po', come dire, la visione globale di tutto quanto. Ci vuole poi uno strutturista, un impiantista elettrico e termotecnico e poi, cosa non meno importante, ci vuole poi la manodopera e un direttore di cantiere. L'edificio UniZeb sarà abitato nel 2025 da 3 studenti universitari. Il dialogo tra studenti è una delle caratteristiche principali di questo progetto. Ne abbiamo parlato insieme a Michele De Carli. Hanno avuto contatti gli studenti della scuola edile con gli studenti dell'università e hanno realizzato anche in parte dei lavori che sono stati fondamentali per la costruzione di questo edificio. E per quanto riguarda gli studenti universitari, si sono sporcati un po' le mani e sono riusciti a uscire dai banchi per mettersi alla prova nel mondo reale. Abbiamo voluto ascoltare il presidente della Scuola Edile di Padova, al quale abbiamo chiesto quali sono le risorse, le forze che ha messo in campo la scuola per questo progetto così importante e ambizioso. Questo è un progetto che la Scuola Edile ha iniziato nel 2015, un accordo con l'Università di Padova. E la Scuola Edile ha messo a disposizione gli spazi e i ragazzi hanno attivamente lavorato realizzando alcune parti di questo edificio. È stato un progetto molto impegnativo anche dal punto di vista finanziario, però è un progetto nel quale la scuola ci crede. Ci crede perché in quanto scuola crede che la formazione, la conoscenza sia la base per una società moderna come deve essere la nostra, che deve promuovere la cultura, perché dobbiamo pensare a un mondo migliore e più sano, anche per chi verrà, anzi specialmente per chi verrà dopo di noi. Si chiama Milica Mitrovic, la project manager che ha realizzato questo importante progetto UniZeb. Le abbiamo voluto chiedere che cosa ha rappresentato per lei essere coinvolta in questa avventura unica tra le poche in Europa. È stato un percorso molto, diciamo, particolare perché ho avuto la possibilità di mettere in pratica quanto ho appreso l'università, di mettermi insomma alla prova, perché non è stato semplice improvvisare a volte, trovare delle soluzioni insomma all'ultimo con le persone che sono effettivamente esperte sul campo. È stato molto utile confrontarmi anche con gli sponsor, perché mi hanno dato la possibilità di imparare come applicare a regola d'arte un po' tutte le tecnologie e i sistemi più innovativi che hanno messo sul mercato. La sostenibilità è una parola usatissima, ma nel concreto, quando si deve mettere in campo in progetti come questi, quanto è complesso? È molto complesso e difficile, soprattutto nella parte, diciamo, costruttiva, perché molto spesso non si bada, insomma, a tutti i processi, a tutte le piccole cose, insomma, che caratterizzano un po' tutto quanto il cantiere. E noi la particolare, come dire, la sostenibilità la vorremmo prediligere, sia ovviamente l'abbiamo fatta prediligere insomma nella fase di cantiere, ma lo faremo soprattutto nella fase di funzione dell'edificio, perché questa casetta verrà realmente vissuta da 3 studenti. In questo modo avremo modo insomma di capire, di studiare come loro riescono a vivere un edificio energeticamente efficientato e quindi vedere come riescono ad applicare tutta una serie di nozioni che noi indicheremo anche nel Vademecum su come vivere in maniera più sostenibile. Quanto è importante avere studenti della Scuola Edile in questo progetto? Studenti che
parleranno di futuro, ma soprattutto costruiranno con nuove tecnologie. Questa è una particolarità che mi fa molto piacere, perché hanno avuto modo, insomma, di conoscere i sistemi molto più innovativi, perché chiaramente a scuola si imparano tendenzialmente, insomma, i sistemi più tradizionali. Qua invece si sono messi alla prova ancora di più, e quindi penso che nel mondo del lavoro, insomma, avendo anticipato un po' tutte le fasi, tutte le nuove soluzioni, ecco, riusciranno a distinguersi e quindi ad avere una marcia in più rispetto agli altri. Quanto è importante questo progetto per l'Università di Padova? L'abbiamo chiesto alla prorettrice con delega alla sostenibilità, Francesca Da Porto. L'obiettivo era quello di creare un progetto veramente innovativo a livello europeo, non nazionale, dove riuscissimo a mettere assieme una didattica innovativa che coinvolge gli studenti nel fare le cose, un grande campo di ricerca sperimentale, un vero living lab, ed infine un campo sperimentale dove anche far unire le forze dell'università e delle altre parti, le parti economiche, le parti sociali, e dove chi domani lavorerà nel campo delle costruzioni, realizzatori, imprese, ingegneri, imparino già a dialogare lo stesso linguaggio. Tra i partner di questo progetto UniZeb, anche il Comune di Padova, abbiamo ascoltato l'assessore Antonio Bressa per capire quanto è importante il tema della sostenibilità. Siamo molto contenti di questa iniziativa che abbiamo supportato. Noi abbiamo bisogno di collaborare con l'Ateneo anche nel campo di un'edilizia sempre più sostenibile e efficiente dal punto di vista energetico, perché insieme abbiamo sposato degli obiettivi di sostenibilità. Acquisendo le competenze, il know-how della ricerca che viene fatto in ambito universitario, possiamo far progredire la nostra città verso gli obiettivi di abbattimento delle emissioni di CO2 che abbiamo concordato anche con la Commissione europea. Tra i protagonisti di questo progetto abbiamo detto la Scuola Edile di Padova, che parla di futuro e al futuro. Ne abbiamo parlato insieme al suo vicepresidente Luca Finotti. Direi che è importante pensare che una scuola nata come in un ente bilaterale, cioè dove la parte sindacale e la parte datoriali del lavoro si mettono insieme per fare un progetto, si uniscano a un ente importante come un'università per progettare una casa del futuro, chiamiamola così, dove si studiano, si analizzano quali saranno le emissioni, quali saranno il benessere di chi userà le case. È proprio il posto ideale la Scuola Edile di Padova. Chi ha avuto l'idea, un'idea che noi abbiamo ereditato, ma che è partita anni fa e da cui ha lavorato tanta gente, e noi abbiamo la fortuna oggi di inaugurare, è stata veramente una visione sul futuro, e ci darà modo di testare nuovi materiali, e come questi materiali impattano nell'ambiente, tutti temi che sono modernissimi adesso e saranno sempre più all'avanguardia, e questo penso che sia un valore aggiunto per una scuola che si occupa di edilizia.